Le malattie incurabili e la forza del pensiero. Norbekov scrisse un libro, L'esperienza di uno stupido, dove raccontò della sua visita in una casa di cura per bambini orfani diabetici. Poco lontano c'era un'altra casa di cura simile, ma tutti i bambini avevano i genitori. Nella casa di cura degli orfani guarivano tutti, mentre nell'altra quasi nessuno. Era il compito del gruppo degli specialisti e medici quello di capire il perché di tale differenza. Per prima cosa, hanno capito che i bambini che avevano le famiglie andava di fare malati, ci guadagnavano di attenzione e di regali. Capivano che quando tutta questa bellezza finirà, a loro sarebbe toccato tornare a scuola e magari beccarsi delle punizioni a causa della cattiva condotta o pigrizia. E agli orfanelli dicevano: non appena guarirete, sarete adottati. I bambini lo desideravano così tanto che cercavano di inventarsi varie furbizie pur di salutare la malattia al più presto. Avevano dei catini con dell'acqua all'aperto dove andavano a sguazzare e le bidelle dicevano: chissà come mai per la seconda volta non ci tornavano mai nell'acqua. Norbekov aveva notato che i bambini sussurravano qualcosa all'acqua. Era: dissolviti, dissolviti. Risultò che i bambini facevano delle visualizzazioni, immaginavano che lo zucchero nel loro sangue si dissolvesse nell'acqua. Ecco perché non ci tornavano più. L'acqua era sporca. Avevano il 100% delle guarigioni, soltanto grazie alla mente. Se una persona dice «sono malato», il suo cervello esegue il comando. Se dice «il mio colesterolo è a posto», esegue anche questo. Prima di visualizzare, occorre immaginare bene l'organo, come se fosse sano. Guardate degli atlanti anatomici. Respirate attraverso l'organo. Informatevi su come si presentano i tumori ed immaginate che le cellule sane mangino il tumore. Potete parlare con il posto che vi fa male. Se c'è troppa aggressione, immaginate di tagliare via tutto. L'organismo potrebbe rispondere con un peggioramento. Agite con amore. Mirza Karim Norbekov è dottore in psicologia, in pedagogia, in filosofia della medicina, membro e socio corrispondente di svariate accademie scientifiche russe e straniere, autore di numerose invenzioni brevettate e di scoperte scientifiche. Ho riportato questo testo, tradotto da Olga Samarina, proprio per far capire l'importanza del pensiero positivo. In descrizione troverete il link ad un mio articolo che parla del dottor Norbekov e del suo metodo di guarigione. Buona vita a tutti!